Oggi lanciamo davanti a questo consultorio una campagna nazionale che si chiama Guardiane della Terra, la salute delle donne e il futuro del pianeta. La lanciamo come realtà, come più di 50 realtà sociali di tutto il paese, per sottolineare che le politiche sanitarie per la salute pubblica e anche per la salute di genere nel nostro paese non possono dimenticare le questioni ambientali. Siamo qui come associazioni ambientaliste, come comitati territoriali, come società scientifiche, ad esempio Medici per l'Ambiente, la Federazione dei Pediatri, per sottolineare questo dato importantissimo. Vogliamo dirlo al Ministero della Salute, vogliamo dirlo alla Ministra Lorenzin, che ha lanciato un manifesto per la salute delle donne e una giornata che si terrà da qui a poco, il Fertility Day, che non tengono assolutamente in conto le questioni ambientali. Per questo siamo qui oggi, per questo saremo in piazza anche giovedì prossimo 22 settembre con una grande azione che abbiamo chiamato Fertility Fake. Abbiamo scelto un hashtag che è Siamo in attesa. Purtroppo non siamo ancora in attesa di figli, ma siamo ancora in attesa di bonifiche, siamo ancora in attesa di asili nido, di welfare, di reddito, ed è questo che andremo a dire alla Ministra il 22 di settembre.